Ragazzi, oggi giornata relax e non solo, quindi vi consiglio di vedere il video fino alla fine. A dopo, ciao! Visto che mare spettacolare. Oggi, non avendo orario, non avendo mete, ci piace.
conosciuto questo posto e abbiamo deciso di fermarci, visto che c'era un mare veramente spaziale. Così anche Teddy è stato tutto il giorno al mare, si è divertito come un matto, adesso è andato a dormire dopo aver mangiato. E sono solo le 8:15, quindi è già proprio cotto, bollito. Adesso niente, aspetto che si levi un po' di gente dal bagno, così vado a farmi la doccia. E nulla. Siamo qua, intanto c'è un traffico fuori per strada allucinante. E così niente, poi adesso appena torna la Mary da farsi la doccia lei, diamo una sistemata qua fuori. Poi vediamo un po' se mangiamo qua o se andiamo a mangiarci qualcosa da qualche parte, vediamo un attimino. Comunque posso dire che allora questo posto qua è davvero esagerato. Adesso domani mattina carichiamo tutto, carichiamo la macchina e si parte. Verso dove? Come ben sapete ormai non lo sappiamo, quindi intanto facciamo tutta l'Aurelia, quindi il primo posto che ci interessa o che ci piace, ci fermiamo. E nulla, vediamo un attimino anche magari di entrare un po' nell'entroterra, non lo so, ora abbiamo deciso di non darci proprio neanche un'idea di dove andare. Allora qua, adesso so che qua vicino voglio passare un attimo al porto, perché voglio andare a vedere da dove è partito Ambrogio Fogar, che lui è il viaggiatore per l'eccellenza con tutte le sue avventure in barca a vela, quindi poi vi faccio vedere anche questo porto, vediamo un attimino cosa, com'è, se c'è qualcosa di commemorativo, che da quanto ho saputo ci dovrebbe essere, quindi andiamo a vederlo. Adesso niente, vorrei vedere se riusciamo ad andare c'è una spiaggia qua vicino, abbiamo sentito dire che è tipo una baia naturale, quindi vediamo se col cane ci lasciano andare oppure ci fanno delle storie, però non penso. Adesso domani quando prendiamo la macchina vediamo, man mano vediamo, come vi dicevo, cosa si trova e vi aggiorniamo sulla nostra sosta. Qua intanto moto che passano, macchine, chi più ne ha più ne metta. Qua in campeggio intanto oggi si è riempito perché c'è stato il cambio da una settimana all'altra. Io comunque vi lascio sempre il link su dove poterci seguire, che sia nelle storie di Instagram che su Facebook potete trovare le nostre giornate, cosa facciamo. E nulla, come al solito vi invito a condividere il video, lasciare mi piace, attivare la campanellina se non l'avete ancora fatto, e buona strada a tutti. Ciao ragazzi.